Sentite questo profumo? Profumo di golose notizie. Ah, vi giuro ragazzi che era da veramente tanto tempo che non sentivo queste vibes, queste vibrazioni riguardo i prossimi film in uscita della Marvel, riguardo tutte le varie notizie che ci sono della Marvel. Tra qualche giorno esce Deadpool, domani uscirà il mio video finale di preparazione prima di andare al cinema per Deadpool, poi usciranno tanti vari contenuti nel corso della prossima settimana barra due settimane sempre dedicati a Deadpool, ovviamente ci saranno anche vari talk show, quindi non ve li perdete, però a parte ciò ci sono tantissime interviste, tantissime notizie, tantissime cose che stanno dicendo, una marea di cose. Se poi ci vogliamo mettere a parlare pure dei recenti trailer usciti, meravigliosi. Tra l'altro questo weekend vi ricordo che c'è il Comic Con che noi seguiremo in diretta, sarà tra sabato e domenica notte alle 3 di notte, saremo in stream su Twitch per seguire insieme tutti gli annunci della Marvel perché lì presenteranno il loro futuro e quindi ci sarà tanta roba di cui parlare. Ma anche oggi ne abbiamo veramente tante, sono andato a controllare, era da febbraio che non facevamo un video noi di notizie riguardo la Marvel, ne parliamo spesso con Andrea su Heroes No More, però avevo un pochettino, diciamo, smesso di farli, e però questo periodo è veramente molto, molto carico, molto pieno. E appunto mi sono sentito molto positivo, ho deciso di ripropormene uno, magari continueremo a rifarli esattamente come succedeva in passato. Comunque partiamo subito con le cose, diciamo, recenti di questo piccolo periodo, ossia il fatto che martedì, per l'appunto mercoledì, diciamo, però martedì si è andato a vedere l'anteprima di mezzanotte, uscirà Deadpool. Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha parlato di Deadpool e ha parlato di come Deadpool possa adattarsi ad un film, magari degli Avengers, quindi paventando l'idea che si possa vedere anche in futuro in altri progetti al di fuori dei progetti rinominati Deadpool. Parlando del fatto che lui da solo sia, diciamo, un personaggio più 18, per quanto poi è una roba americana, perché da noi ad esempio dovete avere 6 anni per andare a vedere Deadpool, quindi è un film praticamente per tutti. Comunque ha detto che non ci dovrebbero essere problemi, anzi che non ci saranno problemi senza il condizionale, che non ci saranno problemi ad avere Deadpool mixato con personaggi family friendly, che poi comunque sono personaggi più che adulti, e ha fatto l'esempio ad esempio di quando anni e anni fa si parlava del primo Avengers e ci si domandava ma come farà Thor, un dio norreno, a stare sullo schermo con Tony Stark? Poi alla fine abbiamo visto che è andato tutto bene. Quindi facendo questo esempio io mi sento molto molto fiducioso. Inoltre ha parlato proprio di Deadpool e Wolverine e ha detto che se Infinity War era un 9 e Endgame era un 10 per quanto riguarda una scala immaginaria su quanto quei film abbiano influenzato il Marvel Cinematic Universe, Deadpool sarà comunque un 8. Quindi vi dirò, tanta roba, veramente tanta roba. Il tutto penso che si leghi alla presenza dei mutanti e al loro futuro. Infatti sempre appunto Kevin Feige in tutte queste varie interviste che ha rilasciato ha parlato del grande prossimo futuro della Marvel. E come abbiamo detto tante volte in varie circostanze, dopo la saga del multiverso sarebbe stata molto sensata avere la saga dei mutanti. E lui ha praticamente confermato che il prossimo grande evento, la prossima grande storia narrativa della Marvel sarà proprio quella dedicata ai mutanti. Tra l'altro, nella settimana passata si è parlato molto della possibilità che il prossimo Avengers 5, quello che era rinominato Kang Dynasty, possa essere un Avengers vs X-Men. Se lo annunciano al Comic-Con, e lo devono annunciare al Comic-Con, devono sicuramente dire il titolo, follia, meraviglioso vedere gli Avengers contro gli X-Men, probabilmente da universi differenti, magari l'universo della Fox, non lo so che cosa si inventano, ma porca troia, sono veramente super super curioso. Tra l'altro riguardo Kang Dynasty, si vocifera, però come ha detto anche lo stesso Kevin Feige, ogni settimana esce un rumor diverso, ma si vocifera che i fratelli Russo possano tornare alla regia di Avengers 5, magari anche Avengers 6, ossia Secret Wars, che poi vediamo se sarà diviso in parte 1, parte 2, scopriremo magari appunto questo weekend al Comic Con, ci daranno qualche risposta. Comunque se tornassero in russo io sarei molto felice, ne abbiamo appunto parlato sempre ad Heroes con Andrea, vi ricordo di seguire i vari canali di Heroes No More, il podcast che io e lui portiamo avanti ogni settimana bene o male, in cui parliamo approfonditamente delle varie notizie della Marvel, discutendone eccetera eccetera, anche della DC in generale, tutte notizie supereroistiche, però a parte ciò
Io sarei molto felice se tornassero in russo, perché comunque hanno fatto dei film che sono sempre andati bene, che bene o male sono sempre piaciuti, anche se io non sono un super fan di Capitan America, come ho detto anche recentemente con il nuovo trailer, che invece mi è piaciuto di più. Comunque i film sono usciti sempre una bomba e soprattutto hanno avuto l'abilità di riuscire a gestire un cast veramente enorme, veramente veramente grosso. E riguardo i cast veramente grossi, Kevin Feige ha detto che lo sa che ormai le persone si aspettano che, ad esempio, nel prossimo Avengers ci siano tutti i personaggi presentati nella fase 4, però ha detto che toccherà fare delle scelte. Quindi immagino che qualcuno dei personaggi visti negli ultimi anni non si vedrà in Avengers 5. E non mi sorprende, cioè, Moon Knight ancora non si è mai interfacciato con nessun personaggio, ad esempio, e così anche altri. Quindi ci sta il fatto che possano non apparire tutti in Avengers 5. Cosa diversa magari è Secret Wars. Io già lì me li immagino un po' di più, però è comunque un progetto molto lontano che nel tempo potrà cambiare. Come ad esempio è cambiato appunto Kang Dynasty, che non si chiamerà più Kang Dynasty, che non avrà più Kang al fulcro, come fulcro del film. Infatti a quanto pare ci dovrebbe essere un nuovo personaggio che prenderà il posto di Kang. Intanto, notizia di ieri o l'altro ieri, a quanto sembra Marvel, notizia poi rumor, Marvel ha trovato un nuovo attore sostitutivo di Jonathan Majors, che interpretava Kang. Però anche se ha trovato un attore sostitutivo, rimane il fatto che il personaggio di Kang verrà un po' messo in disparte, verrà introdotto un nuovo personaggio che prenderà il posto di Kang come grande minaccia. Quindi hanno ovviamente cambiato tutta la sceneggiatura in seguito agli eventi che sono avvenuti all'attore, e una delle tanto paventate idee che gira in verità da tantissimo tempo è il fatto che questo fantomatico cattivo possa essere il Dr. Doom. Il Dr. Doom non ha senso, però Dr. Doom. Dr. Doom che potrebbe essere presentato proprio nel film dei Fantastici 4, dato che uscirà prima Fantastici 4 e poi uscirà Avengers 5. Quindi le tempistiche non sono sbagliate. Ma la notizia più grande di tutte, di cui si è parlato anche già negli scorsi giorni ovviamente, è che questo Dr. Doom potrebbe avere le sembianze di Robert Downey Jr., che potrebbe tornare in questa maniera nell'MCU, quindi non in sottoforma di Iron Man, ma un quasi Iron Man, comunque un Tony Stark che magari è stato anche Iron Man, ma che diventa Doctor Doom. Magari sarà una versione visivamente particolare di Doctor Doom, che andrà ad intrecciare l'estetica di Doom a quella di Iron Man. Lo scopriremo. Oltre a ciò si è parlato di Spider-Man, nello specifico lo Spider-Man di Tom Holland, che prima o poi dovrà darci qualche aggiornamento. Speriamo al Comic-Con. Io, come ho detto più volte in Rosano More, non dubito del fatto che possano presentarlo direttamente durante il panel dei Marvel Studios, per quanto di solito l'ha fatto la Sony, l'ha presentato la Sony, però dopo No Way Home le cose potrebbero essere cambiate, e io ho sempre trovato molto strano a livello di comunicazione generale il fatto che presentassero tutto l'universo, tutta la timeline della Marvel e Spider-Man non c'era. Perché? Perché la Sony doveva dire ce l'ho io, capito? E sbatteva il cazzo sul tavolo. Oh, potevano anche farne a meno, io spero che ne facciano a meno, spero che vedano il disegno più grande e decidano di presentarlo, che poi annunciare magari manco il titolo, perché sul titolo c'erano sempre giochicchiato, però annunciare il fatto che ci sarà una data specifica per Spider-Man 4, che secondo me prima del 2026 dubito riusciremo a vedere, anche perché il tempo è quel che è, però magari fanno il miracolo. A riguardo Kevin Feige ha detto che gli sceneggiatori ci stanno lavorando, che tra non moltissimo dovrebbero ricevere una prima bozza, però poi dalla prima bozza al film finale chissà che succede. Ad esempio Blade sarebbe dovuto uscire tipo 2 anni fa, ma continuano a scrivere, riscrivere e cambiare la sceneggiatura, anche se su questo, come ho detto più volte, io mi sento fiducioso, perché il fatto che loro stiano cambiando più volte e curando la sceneggiatura, secondo me significa anche il fatto che non vogliono semplicemente buttare fuori là il film di Blade, che è confermato al momento essere un film vietato ai minori di 18 anni, ma vale sempre in America, però vogliono fare un film bello, quindi anche se esce più tardi, vogliono fare un bel film, e secondo me non è per niente male come visione. Tra l'altro, tornando sull'argomento di Spider-Man, Kevin Feige ha detto che probabilmente dal prossimo film, o almeno Spider-Man 4, non sarà più diretto da John Watts, che aveva diretto i precedenti film. Ci dovrebbe essere un nuovo regista, non si sa ancora ovviamente chi è, ma sempre nella scorsa settimana, però anche qua
Sui registi si sta speculando tantissimo per qualsiasi film. Si è vociferata la possibilità che possa esserci dietro la macchina da presa Sam Raimi, che quindi tornerebbe a dirigere un film dell'MCU dopo Doctor Strange, tornerebbe a dirigere uno Spider-Man dopo un Spider-Man 3, ma non lo Spider-Man 4 di Tobey Maguire, che magari prima o poi arriverà. Quindi potrebbe dirigere lo Spider-Man 4 di Tom Holland. Non mi dispiacerebbe, va benissimo, ok, però io vorrei anche quello di Tobey un giorno. Signore di Sony, avendo visto anche recentemente i primi tre Spider-Man al cinema, mi piacerebbe veramente, veramente tanto. E in conclusione all'argomento Spider-Man, Kevin Feige ha anche parlato dell'Avengers Tower, quella che venne venduta nel primo Spider-Man. E ha detto che l'acquirente dell'Avengers Tower si è, cioè, diciamo, lo hanno deciso quando uscì il primo Spider-Man e da lì non è mai più cambiato, quindi è sempre stato quello, ok? Non ci sono stati cambi, magari una volta Kingpin, una volta i Fantastici 4 col Baxter Building, ci sono state mille idee. Io sono sempre rimasto un po' di più sull'idea che possa essere Kingpin, si presenta bene all'interno dell'idea di New York e in generale dell'MCU, ed infatti Kevin Feige ha detto che noi scopriremo questa informazione entro circa un anno. E che cosa esce entro circa un anno? La serie TV di Daredevil, in cui ci sarà appunto Kingpin. Quindi, secondo me, la risposta è abbastanza chiara. Se tu me lo fai, mi presenti chi ha comprato l'Avengers Tower entro un anno e quindi in Daredevil, anche se lui non l'ha detto esplicitamente, ma i progetti in uscita, so, Capitan America, Daredevil, cioè nel prossimo annetto sono così da qua a 12 mesi, insomma, è Agatha Harkness, però mi sembra chiaro che quello più plausibile ovviamente è Daredevil, quindi Kingpin dovrebbe essere l'acquirente dell'Avengers Tower. Inoltre, uno dei registi comunque della crew di Daredevil ha pubblicato una storia su Instagram chiedendo chi di voi sarà al Comic-Con, quindi immagino che al Comic-Con si parlerà di Daredevil, andando a confermare l'idea di cui abbiamo parlato varie volte in Heroes No More. O almeno secondo me, perché Andrea la pensava un po' diversamente, però secondo me al Comic Con andranno a parlare di tutti i progetti live action dei Marvel Studios, mentre invece lasceranno l'animazione al D23, dato che al momento attuale gli annunci sono praticamente strutturati in questa maniera. Infine, come notizia conclusiva, non si sa bene per quale motivo stiano rivelando queste cose, comunque appunto una settimana prima del Comic Con, però secondo me ci sta anche per sollevare un po' di interesse, un po' di hype al riguardo, devo dire che lo percepisco. Sentite questo profumo? Profumo di golose notizie. Infatti Kevin Feige ha parlato di uno dei prossimi progetti in uscita nei prossimi 3-4 anni, quindi c'è tempo, lo potrebbero rinviare, vediamo insomma se lo presentano effettivamente al Comic-Con, ma a questo punto direi di sì, anche perché erano dei progetti più rumoreggiati negli scorsi mesi. Comunque Kevin Feige ha confermato un progetto riguardo Nova. Per chi non conoscesse Nova, è un personaggio legato alla Nova Corps, conosciuta nei film di Guardiani della Galassia. Nello specifico, il progetto che dovremo vedere sarà una serie televisiva, quindi su Disney Plus, per poi magari vederlo chiaramente in altri progetti. Nova è un supereroe spaziale, lui ha la superforza, può volare e ha una tuta particolare che gli permette di vivere nello spazio essenzialmente. Ha l'elmo iconico che magari avete visto un po' in giro in varie situazioni, e nello specifico in questo progetto vedremo Richard Rider, che è il primo Nova, dato che di Nova ce ne sono tre. Uno, appunto, il primo Richard Rider, che è degli anni 60 mi pare, poi il secondo negli anni 70 e il terzo Sam dovrebbe essere del 2000 qualcosa, 13 mi pare, no, ora mi sfugge un attimino. Comunque fatto sta che vedremo il primo, quindi magari poi successivamente ci sarà un passaggio di testimone, e secondo me quindi non è sbagliato partire direttamente dal primo. Ed inoltre io mi sono sempre posto una domanda, anzi ho sempre sperato, ma praticamente fin da quasi sempre, ho sempre sperato che Nova venisse introdotto in una maniera specifica. Ossia, dato che lui è collegato alla Nova Corps, è collegato a Xandar, quando è l'ultima volta che abbiamo visto la Nova Corps e Xandar? Beh, decisamente non in Infinity War. In Infinity War, infatti, se vi ricordate, noi sentiamo parlare di Xandar, sentiamo parlare della Nova Corps, perché Thanos li ha attaccati per ottenere la gemma del potere, quella viola. Ma noi non abbiamo mai visto quella scena, mai visto niente, mai sentita mezza parola, un mezzo urlo, una mezza storia. È sempre rimasto
Thanos ha attaccato Xandar, ha preso la gemma del potere. E infatti in Thor Ragnarok, quando arrivava già Thanos e poi si ricollegava all'inizio di Infinity War, Thanos aveva già la gemma viola. Quella scena non ce l'hanno mai mostrata. E l'ho sempre ritenuta una cosa veramente, veramente strana. Perché comunque, oh, dovevi raccontare la ricerca di Thanos, cioè delle gemme di Thanos, no? Quindi perché tagliare via quel pezzo? Secondo me, perché hai avuto l'idea di volerlo raccontare in futuro. E io quindi sono sempre stato dell'idea che in un futuro progetto di Nova il tutto debba partire da lì. Io sono convinto che vedremo Richard Rider su Xandar durante l'attacco di Thanos. Poi se lui sarà già Nova oppure no, magari sarà un bambino, non lo so, però per me vedremo finalmente l'attacco di Thanos da quel punto di vista. E io penso che sia un'idea bellissima, mi è sempre piaciuto un botto, perché comunque in questa maniera anche questo nuovo progetto di Nova, che magari molti possono giustamente non conoscere, lo vai a legare molto al passato che già conosciamo, per quanto lo legherà solo all'inizio, perché poi per il resto si farà i cazzi suoi, seguirà la sua storia. Però secondo me non è per niente male, hai anche una scusa per far fare una nuova apparizione a Thanos nell'MCU, quindi il marketing va pure a braccetto, una bomba con sta cosa. Non vedo veramente lati negativi. Queste comunque erano tutte le varie notizie di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane. Come detto, appunto, nei prossimi giorni usciranno tante cose riguardo Deadpool. Fatemi sapere quando andate a vedere, sono curioso di sapere se andate a mezzanotte, vado a mezzanotte. Fatemi sapere se andate nei giorni successivi, insomma. E soprattutto vi ricordo che la prossima settimana ci sarà il Comic Con di San Diego, tanta roba, tante cose di cui parlare, quindi probabilmente, come ci siamo visti questa domenica con queste notizie, prossima domenica ci vediamo con le notizie riguardo il Comic Con. Paradossalmente sempre domenica è, ora che me ne rendo conto, magari domenica diventa il giorno delle news. Comunque, noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!